intanto sono dati ovviamente parziali perché stiamo parlando di Istanbul. Primo dato che emerge è la scarsa affluenza, la diminuzione degli elettori, dei votanti, un 10% in meno, e io la individuo in una legge elettorale vergognosa da cambiare, che non permette ai cittadini di eleggere, ma fa assumere i parlamentari. Altro aspetto che salta agli occhi è che la Meloni vince le elezioni, ma non stravince. Il centrodestra complessivamente non stravince come ci si poteva aspettare. Mi sembra un po' una cosa dei vasi comunicanti, perché dato impressionante l'ultimo che vede la Lega sotto il 10%, addirittura all'8%, fa capire che la Meloni, Fratelli d'Italia, fagocita la coalizione di centrodestra. Poi bisogna vedere quelli che sono i risultati regione per regione, territorio per territorio. È chiaro che più arrivano i dati dal sud, e più appare una Lega in forte difficoltà nel centrodestra. Il PD tiene, si confermano i dati un po' che giravano nei sondaggi. Certo, cosa essere a due cifre, al 20%, altra cosa è essere sotto il 20%. Il Movimento 5 Stelle ha un buon risultato, cresce ovviamente il rammarico per non aver fatto un'alleanza. Era evidente, era scontato che i collegi uninominali sarebbero andati quasi tutti alla destra, perché non c'è un'alleanza. È come giocare una partita 11 contro 6, se una legge elettorale che ti costringe a fare alleanze presupponeva un accordo quantomeno tra quello che era stato il campo largo che aveva costruito Letta insieme a Conte nel corso degli anni, e che proprio in zona Cesarini è venuto meno. E questo va spiegato agli elettori, a un popolo che io vedo che è anche arrabbiato, perché c'è grande rammarico, perché queste elezioni, se si fa la sommatoria del centro-sinistra, che sta al 28%, con percentuale in più, percentuale in meno, con il Movimento 5 Stelle, le elezioni sarebbero state, non dico vinte, però nei collegi uninominali si sarebbero potuti contendere, e quindi qualcuno si dovrà assumere, poi a bocce ferme faremo una grande analisi, dovrà assumere le responsabilità di quello che è accaduto. Però insomma i numeri dicono che il centrodestra non è maggioranza intanto nel paese. Vedremo quello che succederà poi con le proiezioni, quindi cautela, e poi ragioneremo insomma su quello che saremo molto presi ovviamente con quelli che sono i dati dell'Abruzzo, le sfide nei collegi, chi ce la fa, che in una regione avevamo tanti consiglieri regionali, assessori in prima persona che sono stati candidati. Ecco, io penso che se si confermano questi dati della Lega, per il governo regionale è chiaro che ci sarà un terremoto. Non so come la prenderanno gli alleati, perché c'è una Meloni che fagocita completamente in parte Forza Italia, ma soprattutto la Lega. Bene.